consueto appuntamento di fine partita con Bruno Gasperutti. Allora Bruno, è arrivato questo pareggio della Triestina contro il Ravenna, 1-1, ricordiamo il gran gol di Petrella, una magia, poi il pareggio al 95esimo ospite, comunque un risultato sostanzialmente giusto, se non altro per le occasioni, perché anche il Ravenna ha avuto diverse buone opportunità. Sì, certo. Come ha detto anche Sannino, noi abbiamo fatto una buona gara, sostanzialmente la partita l'abbiamo fatta noi, però il Ravenna si è chiuso benissimo e non ha mai rinunciato, anzi nel primo quarto d'ora ci ha anche impensieriti, poi alla fine chiaramente hanno messo due corazzieri in avanti, sparacchiato palle in area e siamo stati un po' in difficoltà, anche perché non riuscivamo più a gestire la palla, e Ravenna sostanzialmente ha meritato il pareggio. Chiaramente noi abbiamo fatto 70 minuti nella loro metà campo, però calcio, chiaramente loro sono venuti qui per difendersi, e se Petrella non inventava quella rete, forse il risultato finiva 0-0. No? Ecco, io direi una cosa, qua noi abbiamo molte aspettative su questa squadra, la squadra gioca bene, è indubbiamente una buona squadra, però non abbiamo la forza per vincere queste partite nettamente, cioè di queste partite ne abbiamo già viste e tante altre ne vedremo. Cioè, Triestina è una buona squadra, però non è la squadra ammazza campionato. Ecco, oggi Bruno ci sono stati alcuni esordi, no, dei sì. Nuovi giocatori, partiamo dalla difesa, è ottimo il portiere Miori, ben messo fisicamente, un buon calcio, buona reattività, quindi Boccanera quasi quasi ora trema. È stato sfortunato a essere ammalato, adesso non so che cosa c'abbia, però come Parisan ho paura che anche lui rischia il posto. Rischia il posto, perché questo è un buon portiere. Mi sembra dei tre, insomma l'ho visto chiaramente, l'ho visto pochetto, però dei tre, mettendoci anche Parisan, mi sembra sia il migliore. Ecco, poi Lambrughi dietro è esperto, però in un paio di circostanze gli è sfuggito l'uomo dietro. Sì, soprattutto in un'occasione dove Miori ha fatto una gran parata. E poi anche nel finale io vorrei rivedere l'azione, perché abbiamo subito gol su una palla ferma lì in mezzo, sì, buttata da metà campo, insomma chiaramente il loro centravanti, quel Marzelia, aveva 1,90 m, era veramente un Marcantonio, però l'ha colpita bene, il portiere ha fatto un miracolo e poi è entrato quel De Sena a metterla dentro. Siamo stati un po' bloccati, diciamo, perché quelle palle là in area, io ho visto che era molto strutturato il centravanti, però non bisogna lasciarle la colpire in quella maniera, anche perché eravamo tutti lì. Ecco, poi invece Baic, ha giocato pochi minuti, sì. era difficile comunque entrare in clima partita, però so che non ti è piaciuto. No, non mi è piaciuto, soprattutto nel finale, quando ha avuto un 2-3 palloni, li ha sparacchiati in avanti, insomma un po' di più tranquillità. Ho visto la squadra un po' in affanno in quell'assedio finale. Noi abbiamo segnato gol e poi la partita si è interrotta per parecchi minuti, no? E poi alla fine non abbiamo gestito assolutamente il pallone, abbiamo cominciato a sparare questa palla in avanti senza costrutto, e vai, c'è un 2-3 volte che forse avrebbe potuto, diciamo, gestire la palla con un po' più di tranquillità. Ecco, diciamo che dietro, cioè dietro a metà campo è uscito Porcari nel finale, magari lui tante volte non lo si vede molto, però fa un gioco sporco, diciamo così, tra virgolette, gioco oscuro, e forse è mancato proprio il suo apporto in quei minuti finali. Certo, è il giocatore che ha più esperienza di tutti, magari anche noi forse da fuori non vediamo, ma lui guida la squadra anche con la voce, con i movimenti, chiama il gioco. E in quel momento Sannino ha cercato di vincere la partita, ha messo due terzini per spingere un po' di più, ha inserito Bariti per dare un po' di più velocità
abbiamo fatto il gol e ci è venuto a mancare quello che ragionava. D'altra parte, forse ormai mancava poco alla fine, cioè, la gestione è stata un po' lacunosa. Diciamo, per concludere, Triestina più o meno a centro classifica, e sarà dura a recuperare qualche posizione? È difficile, perché vediamo anche i risultati, no? Ci sono delle sorprese. Oggi il Vicenza, per esempio, ha vinto fuori casa e è fallito, tutto quello che vogliamo, ha due punti in meno della Triestina, quindi purtroppo la classifica è questa. Noi non abbiamo la squadra che ha la forza di fare quel salto di qualità, di vincere 3-4 partite di seguito e per fare questo salto di qualità, e siamo sempre in questa zona, in questo limbo, e purtroppo è così. Io penso anche in futuro ai playoff. Noi per vincere i playoff dovremmo vincere 5-6 partite di seguito. No, questa squadra per me non è in grado di vincere 5-6 partite contro squadre anche degli altri gironi che sono buone. Non so, purtroppo questa è un'ottima squadra, gioca bene, perché la Triestina gioca bene, anche oggi ha giocato bene, però non ha quella potenza, quella forza, quell'esperienza per vincere nelle partite con più facilità.